Rieccoci collegati col Pala BCC, dove sta per avere inizio la seconda parte di partita fra Vasto e Ortona. Quintetti base per le due compagini: Brown per Diomede, Martelli, Musso, Di Carmine e Leo gli altri giocatori. Palla intercettata alla grande da Brighi, 3 contro 1 Di Pierro, due punti facili. Questa volta il contropiede lo facciamo noi. 36-38, Di Pierro 5 punti. Meno 2, siamo ancora a galla. Gianluca Di Carmine marcato da Luca Di Tizio, i due sono grandi amici, caratteri simili. Ah, tentato raddoppio, buona la chiusura del Redivivo Casettari, che chiede l'appoggio per Luca. Due punti, grandissimo Antonio Brighi. Luca Di Tizio ha solo spinto in rete il bellissimo servizio di Antonio Brighi, bellissimo servizio di Antonio Brighi. Dico così perché sul contropiede ci si sta lavorando e fino adesso questi lanci li faceva soltanto Di Pierro, e invece il buon Brighi, che ricordiamo sfiora i 20 anni più o meno qualche giorno, evidentemente ha imparato e ha dato la palla al corridore Di Tizio, che se non sbaglio con questo canestro arriva alla doppia cifra. Certo, se il mio computer si connettesse, se il mio computer si connetterebbe, e invece niente da fare. Intanto Ortona riparte, niente da fare. Intanto Ortona riparte, da tre Brown, da solissimo, per fortuna Di Tizio, rimbalzo in difesa, palla per Di Pierro. Intanto siamo pari, 9 minuti al termine. Antonio Brighi, Casettari esce, ancora Brighi. Un po' di intrugli, Casettari alla fine ci mette l'asso di bastoni, ma niente da fare. La palla sbatte sul tabellone, Di Carmine contro Di Tizio. Di Carmine si guarda intorno, rolla, Di Tizio però gli spinge la mano e Di Carmine fa 2 punti più l'aggiuntivo. Di Tizio questa volta doveva tenere le mani a posto e tenersi 2 punti presi. 40-38, primo fallo di Luca. Gianluca, marcato da Luca. Canestro, più 3. Ortona in un attimo ricuce e scappa. Fa paura questa squadra, veramente. Io ho l'impressione, lo dico da tifoso del Vasto, ovviamente. Ortona dà l'impressione di giocare come un gatto con il topo. Mi dà l'impressione che se mette una marcia in più ci distrugge. Ho quell'impressione lì. Ovviamente spero che non accada, però ho quell'impressione lì. Speriamo che le grandi rotazioni effettuate da coach Luise ci diano, ecco, vedete? Questi anticipi sono mortiferi. Terzo fallo di Casettari, che per chiudere il contropiede ha fatto un falletto a metà campo. Speriamo che le rotazioni di coach Luise abbiano lasciato buona lucidità mentale ai nostri giocatori, affinché possano tenere queste accelerazioni repentine dei giocatori in maglia blu. Ma coach Sorgentone è un gattone, anzi è un volpone. Brown, Ballonzola, Leo, Gialloreto, che fino adesso si è visto pochissimo. Grande scarico, ne fa saltare un paio Leo, però purtroppo maglia ne incoglie perché la palla gli va lunga, forse c'è anche un contatto. Palla per Marco, questo è un fallo sanzionato ai danni di Brown, che forse non ci stava. Io ovviamente non sono nell'angolazione giusta, ma non ci stava. Luca Di Tizio per Vincenzo Di Pierro, pick and roll con Casettari, ancora Vincenzo Di Pierro per Marco, che tira da casa sua e la mette. No, questa volta no,
di Tizio, rischia il rimbalzo in attacco, niente da fare. Diomede, penetrazione sontuosa, esita troppo, la palla torna nelle mani, indovinate di chi? Di Marco Jovancic. Brighi, uno contro uno, scarica per Di Tizio, altri due punti per lui, altro assist per Antonio Brighi, che sembra il fratello maggiore di quello visto domenica. Questa gioventù bruciata che ci fa morire fra croci e delizie. Leo da tre. La palla salta di nuovo, ancora Marco Jovancic, sul tentativo del numero 9 avversario. Qui non funziona più assolutamente nulla. Brighi per Casettari, penetrazione di Casettari che scarica per Di Tizio, penetrazione mano destra, arresto, passo. Grandissima difesa di Di Carmine, grandissima difesa di Di Carmine. Vi posso assicurare che questo è un movimento che fa andare per terra il 90% dei difensori. Di Carmine è rimasto lì e ha rischiato addirittura di stoppare Di Tizio. Brown ballonzola sul mezzo angolo. Oh Gianluca, questo non è un taglio, è un cioccolatino. 43 per Ortona, 40 per Vasto. Marco, niente da fare, queste sono le cose che non vorrei vedere. Il nostro attacco che ogni tanto si ferma all'improvviso, non c'è continuità, ogni tanto ci accendiamo poi ci spegniamo. Di Carmine contro Marco, gancio di sinistro, Brighi, rimbalzo, si torna di là, Luca smette di correre, si piazza nell'angolo in post alto, Casettari che piazza il blocco che non viene rispettato, ora c'è un blocco di Jovancic per Di Pierro, adesso ce n'è un altro pronto di Casettari, ancora Di Pierro, arresta e tiro il suo, due punti per Vincenzo Di Pierro che si lamenta ancora con l'arbitro, e si lamenta ancora con l'arbitro. Gli arbitri non hanno fischiato un fallo che lui probabilmente avrebbe voluto, e il signor Di Pierro si sta ripresentando alla ribalta della Serie B. Signori, questo è un giocatore che per noi non è importante, è di più. Penetrazione di Bronco, ora Vincenzino ci mette la manina. Forza Di Tizio contro Di Carmine, finta, tira da casa sua e non, oh, sembrava canestro da qui, chi era? Gialloreto, niente da fare. Di Tizio si ferma perché uno contro due, ben letta la cosa. Pick and roll di Pierro, Casettari, Marco Jovancic per Grassi, la palla gira bene, questo è un buon attacco, speriamo di non fermarci. Palla a canestro di Jovancic, scarico per Casettari da tre, ruoli invertiti, niente da fare. Di Tizio, grandissimo rimbalzo, è andato in cielo. Ancora lui, penetrazione, scarico per Di Pierro, però la palla è lontana, ancora Di Pierro da casa sua. Tu, Pierro, tre punti, è tornata Super Vincenzo, 45 Vasto, 43 Ortona, forza ragazzi, non moriamo, non moriamo, forza! Ancora, palla bianca, di solito il terzo quarto è uno dei nostri talloni d'Achille. Di Tizio si lamenta con l'arbitro che gli dice E intanto dall'altra parte il Volpone Sorgentone fa mettere a sedere Diomede e mette in campo con il numero 7 Musso. Questi come li cambi sono forti, porcaccia la miseria. Comunque più due Vasto, 4 e 15 alla fine del terzo. Vincenzino Di Pierro per Marco, forse andava servito prima, ora Marco è molto lontano, 6 secondi per tirare, ci salva l'arbitro, fallo di Brown. Rimessa bianca, si scusa Di Pierro per la mancata recapitazione di un passaggio che forse andava mandato nell'angolo. Brighi, penetrazione, oh, finta indiana, però trascina il piede perno, peccato, grande esecuzione di questo fondamentale, aveva mandato il giocatore avversario sul fondo ma purtroppo ha strisciato il piede perno. Musso che ordisce, Musso da tre, non la mette, tiro abbastanza improvvisato, la palla se ne va, fallo,
fischiato a Vincenzo Di Pierro. Non commento questo avvenimento. Leo da tre, niente da fare, palla per Marco Jovancic, servito Vincenzo Di Pierro, Antonio Brighi, che Casettari fa sportellate con Leo, ancora Casettari da fuori, questo lo mette, no, è lunghissimo, niente da fare, niente da fare, forza Andrea, non ti perdere l'animo, siamo sempre avanti di due. Palla giallo-reto per Musso, che forse commette passi, ma questi non vengono mai sanzionati sulla ricezione. Un bel dai e vai con Brown che tira, ma sul contatto non riesce a fare canestro, scarico per Leo, cominciamo a perdere colpi. Grandissima palla per Di Carmine, che si fa sempre trovare al momento giusto, al posto giusto. 45 pari, 2 minuti e 50, 3 falli a testa, 3 falli a squadra. Io continuo a non riuscire a connettermi e quindi non vi posso aggiornare sulle cifre. Grandissimo terzo tempo di Antonio Brighi, che si fa gioco di Leo e di Musso e riporta più due Vasto. Gioco di consegnati, palla Musso, penetrazione, il pubblico protesta ma non c'era sfondo. Penetrazione ancora di giallo reto, pescato nell'angolo Brown che tira da tre liberissimo e la mette. Gran bella azione di Ortona, per terra è bagnato, l'arbitro non ne vuol sentir parlare e si va avanti. Più uno Ortona, 1.58 alla fine del terzo. Marco, benissimo guardato, gran penetrazione di Marco Jovancic che si beve letteralmente Brown, reo di essersi avvicinato troppo a Marco per evitare che facesse un tiro secco, piuttosto che tre ne hanno presi due. Alla fine è una scelta che forse paga, perché Marco è micidiale da lì. E siamo più uno, e ancora Marco ci mette lo zampino, ma niente da fare, la palla guarda caso, Gianluca Di Carmine gliela strappa. Di Tizio ancora, benissimo, ancora Antonio Brighi, che è l'artefice, il regista e l'autore, l'ideatore e l'attore di questa azione, ha strappato la palla all'avversario, se n'è andato sulla destra, ha servito Casettari, il quale ha visto Luca che tanto per cambiare correva dall'altra parte, e due punti trasformati da Luca che vanno a tabellino per Luca, ma vanno, andrebbero divisi equamente per i tre giocatori che hanno partecipato a questa bellissima azione del Vasto, che comincia a farsi vedere anche in contropiede. 51-48 per i bianchi del Golfo contro i nostri conterranei teatini, ortonesi. Sorgentone arringa la propria piccola folla con tono deciso ma non nervosissimo. Credo abbia parlato di ribaltamenti. Da qui è difficile, sono a 25 metri dalla bocca di Sorgentone. Sarei curiosissimo di sentire che cosa dicono gli allenatori per erudirvi su questo, perché le partite spesso si decidono in questi fatidici minuti, anche se quello che si dice spesso viene ascoltato da pochi. Io ho fatto il giocatore per tanto tempo e sono il primo a saperlo. Musso contro Brighi, Musso se ne va, Brighi non riesce più a prenderlo e Musso giustamente va fino in fondo. È rientrato Jacopo Grassi ed è uscito Vincenzo Di Pierro. Il pubblico rumoreggia per queste difese energiche degli ortonesi. Gli arbitri stanno a guardare, non è successo niente, forse anche adesso. Fallo fischiato a Luca Di Tizio alla fine, secondo di Luca, e Casettari ha qualcosa di pesante da dire al buon Di Carmine. Tutti i giocatori della panchina ortonese sono in piedi, passibili di fallo tecnico, ma l'arbitro fa finta di nulla. Dall'altra parte siamo completamente composti, l'arbitro non vede, non si avvede.
esce Casettari ed entra di nuovo Pippo Cordici, nervosissimo Casettari. Gli arbitri ora vanno al gran consiglio. La sostanza è che un fallo è stato fischiato ai danni del Vasto. Vediamo che succede adesso. Il buon Sorgentone si beccherà una brava ammonizione, ma qui ci stava forse qualcosa di più. Ovviamente il pubblico ortonese non è d'accordo. Sorgentone non ne vuol sentire. Adesso va a dire qualcosa anche a Luise, che non ho capito che cosa avrà sussurrato prima all'arbitro. Due tiri liberi per Gianluca Di Carmine, 51-50 per Vasto. Gianluca a segno. Una piccola comunicazione di servizio. Dopo vammi a prendere lo score, per favore. Lo score. Le statistiche. Scusate. Marco per Jacopo, anche qui le manine di Russo si fanno, di Musso si fanno intraprendenti. La partita si è fatta improvvisamente spigolosa, ma Marco Jovancic ha deciso che è ora di mettere tre punti nel buco. 54-52, 21 secondi, ultimo tiro per Ortona, che ha ancora la possibilità di fare un passo avanti. Di Leo, Brown, Di Carmine, Gialloreto, attenzione Gialloreto, penetrazione dal centro, sbagliato, palla nelle mani di Marco per Antonio, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, Antonio, secondo tempo, niente da fare. 5-4, 5-2 per Vasto alla fine del terzo quarto. Eccoci dunque pronti ad affrontare l'ultimo quarto, gli ultimi 10 minuti. Mi sono fatto portare le statistiche, abbiamo Di Pierro che è giunto in doppia cifra con 10 punti, Di Tizio 14, Jovancic 12, Brighi 11 e Cordici 5, dall'altra parte 19 Di Carmine, guarda caso, 4 Gialloreto, 2 Musso, 5 Xavier Brown, 2 Leo, 4 Martone, 8 Diomede, 8 Martelli. Almeno queste ve le ho date. Dall'altra parte intanto stiamo vedendo Di Carmine che fa un gran passaggio a Brown, Gialloreto non la mette. Gialloreto l'ho visto molto più preciso, speriamo che non acquisti la precisione, ovviamente per i colori biancorossi. Intanto Marco spara una palla nel mezzo fra Antonio e Giuseppe e la palla si perde. Serve il nostro coach. Palla per Xavier Brown, che ha un fisico da bestia anche lui, ovviamente nel senso positivo del termine. Doppia uscita verticale, prende la palla Gialloreto, gli offre un blocco Leo, Gialloreto preferisce palleggiare dall'altra parte, ora lo serve sul pick and roll ritardato, Leo sfonda un po' e la palla forse è bianca, no, la palla è blu. Da qui ho visto male, ancora Gialloreto, 8 secondi per tirare per la compagine ortonese. Leo Di Carmine a doppio blocco verticale, vediamo che succede, se ne esce Leo, serve Musso che si guarda intorno, Musso con la palla in mano, Xavier un'altra volta da solo, stavolta sbatte la palla sul tabellone allo scadere, Brighi su Brown, se lo beve con un sol palleggio, ribalta per Peppe Pace che penetra e niente da fare. Niente da fare, non trova il canestro con la mano sinistra, Musso chiama lo schema corna, credo di vedere da qui. Di Carmine gli offre un pick and roll con Leo, ancora Musso, penetrazione, scarico verticale per Leo, Gialloreto, Gialloreto stavolta niente da fare, neanche stavolta la palla è buona perché carambola senza toccare nulla e ricade in campo. Se ne fa carico di nuovo il buon Brighi che la spara dall'altra parte. Diciamo che sono stati 2 minuti di ciappano e infatti c'è un doppio cambio da parte di Ortona. Martelli e Diomede prendono il campo per Xavier Brown e Gialloreto che stasera proprio non va. Dall'altra parte intanto si è seduto in panchina Di Tizio e abbiamo in campo Peppe Pace, Filippo Cordici, Marco Jovancic, Jacopo Grassi, Antonio Brighi. Vedremo che cosa succederà.
Le marcature sono sempre a uomo, Musso usa le maniere fortine ai danni di Brighi, ma nulla di che, ovviamente. Dall'altra parte qualche scaramuccia fra Jacopo e il numero 13 di Omede, di Leo, Alex Martelli, arresto, passaggio per Leo che entra ad Ariete, la sbatte sul tabellone, Peppe Pace, Antonio Brighi, Marco Jovancic guarda per un attimo il canestro, poi serve Pippo Cordici, due punti, Pippo Cordici, più 4 Vasto, 7 minuti e 30 alla fine della grandanza. Derby pescato in fallo Antonio Brighi, vediamo a che infrazione è giunto, terzo fallo, diciamo che siamo ancora in controllo con i falli. Jacopo nega la ricezione a Diomede, Leo, Pippo Cordici pescato in fallo, secondo fallo di squadra e terzo fallo anche per Pippo Cordici, che sarà bene che si affretti a tornare da dove è venuto, visto che la palla ormai sta per essere rimessa. Leo, ancora lo schema che si ripete per Musso contro Brighi, ancora un fallo fischiato a Brighi, direi proprio eccessivo, direi eccessivo, questa volta gli arbitri secondo me hanno esagerato, mi permetto di dirlo. Rientra Vincenzo Di Pierro, esce Antonio Brighi, peccato, 3-0, vediamo se cambia il trend. Ancora palla a Musso per Diomede che la spara via, e questa volta il fallo è di Alex Martelli che spinge a rimbalzo, poi se la prende con l'arbitro, ma mi sembrava abbastanza evidente la cosa. 5-6, 5-2, 7-0-9, Vincenzo Di Pierro contro Musso, doppio piccarolo alto, porcaccia la miseria, perdiamo palla in maniera bovina, Di Carmine e fallo di Peppe, che però dice che non l'ha fatto, ma non conta, conta quello che dice l'arbitro. Quarto fallo di squadra, siamo in bonus a 6 minuti e 55, 56-54, primo fallo di Peppe Pace. Il buon Di Pierro ha qualcosa da dire all'arbitro, il quale rimane impassibile. Speriamo non gli venga in mente di incrociare le mani. Di Carmine stavolta ci grazia, la palla è preda di Marco Jovancic. Blocco per Di Pierro che si avventura a centrocampo. Peppe Pace esce, Jacopo che non viene servito perché Musso intuisce tutto e tocca la palla. Da questo momento in poi credo che Ortona in difesa non farà più sconti e sarà questa probabilmente la chiave della partita per quello che mi riguarda. Come ho detto prima, mi danno l'impressione di poter accelerare da un momento all'altro. Luise se ne accorge, fa uscire Marco per un po' di riposo e rientra Luca Di Tizio, autore fino a questo momento di una gran partita con delle ottime corse in attacco. Pace per Di Pierro, Di Tizio, mano destra, ancora Jacopo da tre, la spara perché stava per scadere il tempo, chiedo scusa, non me ne ero accorto, reintento a guardare il gioco. Musso serve dall'altra parte, questo era un contropiede che faceva il supergamestre negli anni 80, me lo ricordo benissimo, e se lo ricorda probabilmente anche Sorgentone, adesso se lo ricorderanno anche i giocatori vastesi. Tant'è, 56 pari, ecco che cominciano ad anticipare, ecco che cominciano a stringere le maglie in difesa, ecco che cominciamo a essere fermi, penetrazione scarico Di Pierro contro Martelli, penetrazione fallo di Musso, non sanzionato, Di Tizio da tre, la palla batte sul primo ferro sempre allo scadere, la tocca per ultimo Jacopo Grassi, time out richiesto da coach Luise. 5 minuti e 51, 56 pari, la pallacanestro è bella per questo, emozioni di qua, tiri di là, falli di qua, falli di là, e alla fine
dopo 35 minuti siamo 0-0, è incredibile. Io sto continuamente provando a tornare in pace con la tecnologia, ma non c'è niente da fare. I computer quando mi vedono scappano. Palla per Ortona, 56 pari, 5 minuti e 50 al termine della danza. Si cerca un raddoppio su Musso, ne esce, Martelli non sa bene cosa fare della palla, riserve Musso. Musso, ovviamente marcatore individuali, pick and roll con Leo. Leo servito, pronto di tizio all'aiuto, esce di tizio su Gianluca. Ragazzi, questo qui è un signor giocatore, questo è un giocatore meraviglioso, io lo amo in maniera viscerale, anche se adesso mi ha fatto tanto male. Dall'altra parte Vincenzino, niente da fare, porcaccia la miseria, ci ha detto male. Più 3 Ortona, attenzione, qui c'è la chiave della partita, si è risieduto Marco Jovancic, oculatissime le rotazioni di coach Luise. Esce Di Carmine, ancora marcato da Di Tizio, si schiaccia contro di lui per far passare Pippo Pace, infatti Peppe Pace riesce a chiudere, questa volta Di Tizio chiude Di Carmine che sbaglia cadendo all'indietro, se fa anche questo vado giù a dargli la mano. Jacopo Grassi per Pippo Peppe Pace, niente da fare, tiro stralungo. Palla ancora per Ortona, avanti di 3, 4 e 36. Avevo detto che questa sarebbe stata una partita maledetta, come la prossima, ma va bene così. Infrazione di passi, questa volta ci aiuta l'arbitro e Musso che muove i piedi. Esce Peppe Pace, che si è fatto comunque onore, è un combattente. Lui non esce mai da perdente. 4 minuti e 28, 56 Vasto, 59 Ortona. Stiamo difesa individuale per Ortona, siamo alla stretta finale, la palla è ferma, i giocatori sono fermi, esce ora Marco Jovancic, guarda il canestro, serve, niente da fare sul tiro corto Jacopo Grassi. Musso con calma, se qui fanno un canestrino cominciano a mettere un mattoncino, intanto si prepara Antonio per entrare. Bene, diamo la palla in mano agli avversari e siamo a meno 5, 3 minuti e 46. Comincio a vederla nera. Antonio Brighi pronto, probabilmente prenderà il posto di Jacopo o di Vincenzo, vediamo un po', pick and roll alto. Marco marcato da 25 persone, niente da fare, Marco ferma astutamente il contropiede, ma ci costerà 2 tiri liberi. C'è il buon Leo che cerca di irretire l'arbitro facendo il gesto del fallo intenzionale, ma non se lo fila nessuno. Sono 2 tiri per Ortona, un vero peccato. Marco sostiene che la palla è stata toccata con i piedi da un giocatore ortonese nell'occasione del passaggio perso, che ha poi cagionato il suo fallo e i conseguenti 2 tiri liberi a cui siamo per assistere. Buono il primo, più 6, Ortona se ne va per la gioia dei tifosi della squadra in maglia blu, più 7, 3 minuti e 28, ci serve un mezzo miracolo, servito di Tizio che appare stanco ai miei occhi, passaggio capestro per Brighi, esce Vincenzo Di Pierro a 200 all'ora ma prende la palla a metà campo, Marco per Di Tizio stavolta si va a prendere un fallo ad opera del numero 11 maglia blu Leo, saranno 2 tiri liberi per Luca Di Tizio. Azione ben giocata, Di Tizio è stato servito perché spalle a canestro su Martelli,
che notoriamente non è un grandissimo difensore, infatti Di Tizio si va a guadagnare due tiri. Buono il primo, meno 6, 3 minuti e 10. Due su due per Luca, che quest'estate ha lavorato non poco su questa specialità, anche se le medie devono ancora salire. Tentativo di raddoppio, ne esce bene Ortona, Diomede, questo è fallo non sanzionato, questo è un fallo bello buono non sanzionato dall'arbitro, che era lì e non ho capito perché non abbia fischiato. Buon per Vasto, avanti Savoia, ancora, questa volta gliel'ha fischiato anche se non c'era. Due tiri liberi per il numero 13 di Omere, che adesso ovviamente tutti si arrabbiano, ma l'arbitro avrebbe dovuto fischiare quando era il momento, non certo adesso. Compensazione, avanti Savoia, due tiri liberi per Diomede, 2 minuti e 50, buono il primo, 5-8, 6-4. Fuori il secondo, ma la palla no, e questo probabilmente ci costa la partita. 5-8, 6-6, 2 minuti e 40. I tifosi dell'Ortona prendono coraggio, come è giusto che sia. Filippo Cordici, due punti per lui. Filippo Cordici, autore di due prove, direi convincenti, fra le mura amiche. E questo deve essere un buon viatico per il nostro futuro, che non doveva essere scritto questa sera, intendiamoci. Certo che la bocca ce l'avevamo fatta. Alex Martelli spara un tiro corto, ci pensa Marco Jovancic, 60-66, 2 minuti e 07. Vincenzo Di Piero la scarica per Marco da 3, non era a posto coi piedi, non tira. Filippo Cordici della media, gli toccano la palla, qualcuno urla il fallo. 1 minuto e 50, 6 punti, si può ancora fare, ma la vedo molto dura. Questo è un attacco che sancirà o la vittoria o l'agonia. Andiamo avanti. Palla per Alex Martelli, marcato da Di Tizio. Brighi su Diomede. Leo, Brighi gli tocca la palla. Diomede viene raddoppiato, tira da tre, se va dentro questo mi faccio frate, benissimo. Marco per Antonio. Antonio, 1-23, 6-6, 6-0. Andiamo troppo lenti. Antonio in penetrazione, scarica per Luca. Qui ci voleva un tiro. 12 secondi per tirare. Penetrazione di Luca. Perde la palla, non siamo più lucidi. Marco, 5, 4, qui moriamo con la palla in mano. 3, 2, 1, Marco Jovancic, niente da fare. La partita è andata. Un minuto alla fine, 60-66, ultimo giro di lancette. Chiudiamo con grande onore questa partita, che forse poteva finire diversamente, ma secondo me Ortona ha giocato un po' col freno a mano tirato. E se la sono vista brutta. Diomede, scarico per Martelli, che stavolta niente da fare. Marco, si corre, Luca è libero questa volta, però gli toccherà la palla, è palla nostra. 31 minuti, scusate, magari 31 secondi e 78 centesimi, 60 Vasto, 66 Ortona. Time out fischiato, chiamato da coach Luise. Luca Di Tizio appare sfinito, così come Marco Jovancic. Non sembra, ma noi tendiamo a guardare le azioni d'attacco dei giocatori, ma questi due in difesa stasera si sono fatti in 12, perché per tenere a 66 una squadra come Ortona, io ora non so quale sia la media punti di questa squadra, ma sicuro non è 66 e mi sa che non è neanche 70. Questa è una squadra che fa veramente paura, che ha 10 giocatori in grado di risolvere al tiro la partita. E siamo stati lì nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, e abbiamo ancora una piccola speranza, perché mancano 31 secondi e 78 centesimi e siamo sotto di 6. Con un tiro rapido e una palla rubata possiamo anche fare un mezzo miracolo, non ci credo, però adesso staremo a vedere che cosa succede. Sta di fatto che adesso è rimessa nostra a fondo campo, vediamo se coach Luise avrà disegnato qualcosa di nuovo o se sarà una rimessa ordinaria. Di solito queste rimesse si risolvono con la palla lunga verso il centrocampo. Vediamo se ci sarà una penetrazione
o qualcosa di speciale. Le vediamo soprattutto l'assetto difensivo di Ortona, difesa individuale, direi non c'è nessun aggiustamento. Di Tizio sfrutta il blocco di Piero, che si impossessa della palla girando. Marco giusto da tre, niente da fare. Luca combatte a rimbalzo, Pippo Cordici, niente, la partita è andata. Facciamo un fallo per alleggerire la pressione. La partita è andata, ma direi che si sono visti dei margini di miglioramento soprattutto in Antonio Brighi, che è tornato ad essere quello di prima delle due trasferte. Ovviamente abbiamo rivisto un grande Pierro, autore di una bella doppia cifra. Niente da dire sulle prestazioni di Luca Di Tizio e Marco Jovancic, che si sono espressi ai loro livelli abituali, dando, se posso permettermi di dirlo, una spinta in più e una forza in più alla loro difesa. E un Pippo Cordici che sta dimostrando partita dopo partita di meritare i minuti di cui sta usufruendo. Un po' in ombra Jacopo Grassi, che però non dovrà essere vittima di se stesso, ma dovrà reagire, perché anche lui ci servirà molto. Una parola anche per il nostro capitano Vittorio Jerbs, che tra la fine del primo quarto e l'inizio del secondo ha messo insieme un buon numero di minuti, defaticando la batteria dei piccoli nostrani. E poi c'è Pepe Pace, che piano piano sta cominciando a capire come si gioca in Serie B. Ricordiamo che questa è una squadra con un'età media a dir poco ridicola. In questo momento il più anziano è Luca Di Tizio, a parte Di Pierro, è Luca Di Tizio, che è un 90, poi abbiamo dei 93, 95, 96. Bene così, 68-60, 20 secondi, la partita è andata. Onore a Ortona, onore al mio amico Gianluca Gianluca Di Carmine, che mi ha onorato di una partita sontuosa. Questo è un giocatore che io vorrei avere anche se giocassi in NBA. Fantastico, veramente. Col Sorgentone gongola, altri due punti in cascina per lui. Antonio Brighi, forse col fallo, fa tre punti, 6-8, 6-3, 9 secondi e 70. Chissà se coach Luisi ha ancora un minuto, ma non credo. Due tiri liberi per Ortona, 6-8, 6-3. 6-9, 6-3. Gialloreto si fa vedere adesso. Direi che è il momento giusto per fare due punti. Sette-0-6-3. 9-8. La partita termina qui. I commenti sono stati fatti. Di Pierro, l'arbitro riesce a fischiare un fallo a tempo scaduto e Ortona usufruirà di altri due tiri liberi. Fallo fischiato a Jovancic, diciamo che avrebbe potuto chiudere gli occhi, giusto per far ingrassare un po' il punteggio. Queste sono cose che direi che fanno male a una partita che è stata una bella partita. Queste sono cose che fanno imbestialire la gente e gli arbitri forse lo dovrebbero comprendere, perché il regolamento è una bella cosa, va rispettato, però direi che dopo tutte le compensazioni e gli errori che sono stati fatti, come sempre accade, perché arbitrando si sbaglia, intendiamoci bene, però non si fa. Questo non si fa, non si fischia un fallo a tempo scaduto. Adesso vediamo se l'arbitro farà rimettere in gioco o ci manderà tutti nello spogliatoio. Va a finire che Di Tizio adesso si becca anche un tecnico. I giocatori si salutano. Gianluca Di Carmine si abbraccia con Luca Di Tizio.
sono due grandi amici, come vi ho detto prima. Adesso ovviamente gli animi sono caldi, ed era tutto perché il fischio non doveva scappare. Il fischio non doveva scappare. Ci sono cose che si devono fare, cose che non si devono fare. Comunque sia, onore e merito a Ortona, che espugna il campo del Vasto vincendo la partita 72-63. Vasto, come dicevo prima, ha perso vincendo, ha perso dimostrando margini di miglioramento e sicurezza in crescita. Ora gli arbitri se ne vanno fra i fischi. Voglio sperare che abbiano la decenza di non scrivere nulla sul rapporto, per evitare altri problemi alla Vasto Basket, che non si meritava questo. Arrivederci a tutti e buona serata.